Qual è il tuo nome? Sagliure. Ma adesso chi c'è? C'è lei, la regina, la superstar del circo, e cioè Moira Orfei. Ho fatto 47 film in 17 anni. Grazie a Duilio Coletti che mi ha visto a Trastevere con mio zio Orlando Orfei e mi ha chiamato per fare il film Sotto 10 bandiere. E lì è cominciata la mia attività cinematografica. De Laurentiis mi ha preso, io avevo i capelli lunghi fino a qua, mi ha messo in mano la sua equipe, mi ha messo così e ha detto Moira rimani così perché le donne che cambiano molto look non hanno personalità e ti ricorderanno per sempre per il look che hai, per il trucco che hai. Così ho fatto e così è stato, perché mi riconoscono anche di dietro. Le facevo fermare anche una volta, perché a Milano ho fermato il traffico e non ero nessuna, avevo 16 anni. Però anche adesso quando vado fuori, che vado in un negozio, la gente si ferma, il traffico, mi guarda, Moira, Moira. Chi sei? Il mio nome è Nemea, sei nella terra delle amate. Ma tu, chi sei? Io sono... Ercole. Ercole. Ero la regina cattiva, sempre la regina cattiva, io non so perché. Io sono una buona donna e mi mettevano sempre, mi ammassavano con 10 frecce. Ippolito! Ah. Ah. Ursus nella Valle dei Leoni è l'esaltazione della forza messa al servizio dei giusti e dei deboli contro le violenze degli usurpatori e dei prepotenti. Presto, scappiamo! Qui intorno è tutto pieno di leoni! Un film bellissimo, c'era anche mio zio Orlando Orfei con i leoni. È stata una cosa che io mi ho preso una ginocchiata con i leoni e mio zio anche, perché quando sono entrati dentro alla stanza questi leoni, erano 10 leoni, e c'era due cani finti, sono saltati addosso ai cani finti, mio zio ha preso un sgabello che era lì, gli era tirati addosso, siamo scappati via, è successo un macello. E mio marito mi ha detto una volta, Madonna, sei sempre morta, i bambini non me le portava a vedere perché piangevano nella sala, la mamma è morta! E il regista era Leon Viola, quella volta lì, che lui era specializzato nei film storici. Basta! Nel cinema tutti mi hanno fatto la corte, Ho subito degli assalti terribili, però io, dura, amavo troppo mio marito. Forse sarà per quello, perché io non dico di essere la donna più onesta del mondo, però essere innamorata di mio marito mi ha trattenuto a fare certe cose che io forse avrei fatto se ero libera. Invece era così cotta fino a qui che non vedevo altro che Walter. Suo fratello le avrà spiegato. Tutto. Dei 3 mesi di letti divisi, dorme in cucina, da un anno vive con un'altra. Esatto. Dunque, vediamo la situazione. Dunque, noi abbiamo... Dica. Abbandono del tetto coniugale. Poi risulta evidente dal comportamento di suo marito che suo marito... Mio marito? Suo marito o è matto o è diventato Come? È diventato frodoloso. Totò era una persona meravigliosa, io ho fatto 3 film con lui. E lui appena mi ha visto è rimasto così perché lui era innamorato della Silvana Pampanini. E io su per giù ero come lei, ero più alta perché Silvana è più bassa. No, io non ci voglio andare in Egitto, io sto qua, io ci faccio Pasqua e Ferragosto. Ma devi andare, sei l'unico che può sottomettere Cleopatra. Dove la devo mettere? Sotto. E lei ci sta? Antonio. Ma Marco Antonio, non fare l'ingenuo. Ma scusa, se ci tiri tanto a questa Cleopatra, vallo a mettere sotto tu, no? È quello che gli ho detto pure io. Ottavia, facci parlare. M'ha visto, m'ha cominciato a fare la corte, ma io stavo sulle mie, no? Poi mi ha detto, senti Moira, se vieni a letto con me... Posso dirle queste cose? Se vedete con me ti do 30 milioni, l'equivalente di un appartamento, non ti faccio niente, ti accarezzo solo, ma non ti faccio niente. E io le ho detto, per non metterlo in imbarazzo, ma caro principe, se io non fossi innamorata così di mio marito, verrei subito con lei. Però sono così innamorata di Walter che non posso venire né con lei né con altri. E così l'ho accontentato senza fargli capire che mai sarei andata con lui.
Sono cose serie, ragioni di Stato. E va bene, vi lascio. Se avete bisogno di me, sono di là. Mi vado a sdraiare un po' sul letto, perché sono così stanca. Nel cinema ho conosciuto tanti bellissimi uomini, palestrati ovviamente, perché facevano Ursus, Baciste, tra cui Gordo Scott. Allora, vuoi rispondermi? Perché ti amo e voglio essere regina. Steve Rivers e Mimmo Palmara. Avanti, mostraci quello che sai fare. Kirk Morris, lui faceva, io ero la sua mamma strega, bellissima, alta, con i capelli biondi, rossi ero. E mi trasformavo in tante donne e quando dovevo salvare lui, dovevo trasformarmi in tante maghe e cose, adesso, oddio, non mi ricordo più. Mi ricordo solo di Kirk, era un bellissimo ragazzo. I predoni della steppa. Quella donna è la nostra sventura. Non hai voluto darmi ascolto e ora hai perduto i tuoi migliori uomini. Vattene, lasciami in pace. Per me il mio più bel film che ho fatto è stato Signori e Signori con Jeremy. E Jeremy era una persona molto simpatica, benché gli altri, lui è sempre serio così, ma con me era molto simpatico. E alla fine del film abbiamo fatto la tavolata e mi ha detto: se Moira Orfei studiasse recitazione, diventerebbe più brava di Sofia Loren. Io, oddio, cosa dici, Jeremy? Io, Giorgia. Ti prego, no. Oh, aspetti. Ciao. Ehi là, ciao. Ciao. Ciao, Franco. Ciao. Guarda chi c'è, questa proprio non la sapevo. Complimenti. Demo, macchina riservata. Cosa vorresti insinuare, vipera? Io ho lavorato con Fellini nei Pagliacci, con Jeremy. Ho lavorato con Mastroianni, Casanova 70. Stai attento, guardatelo bene! Lui non ha paura delle vostre calogne! Vi farà vedere l'ingiustizia che avete fatto a questa povera sottoscritta! Non è il caso, signorina Santa. Vieni, ti farà felice. Sì. Piano. Oddio, piano. Ho lavorato con Gasma, Profumo di donna, che poi io ho litigato con Dino Risi perché al momento che lui vuole una donna alta, mora, bella, mi mette in camera ma non mi dice che mi devo spogliare nuda. Quando è il momento dice spogliati, cosa? Dico spogliami, ma sei matto? Ah, fermi tutti, questo sei matto a te che non ti vuoi spogliare. Chiudi bene la finestra e non accendere la luce. Sì, ma anche se c'è un po' di luce, scusa, tanto per te... Non è lo stesso. Non mi piace in certi momenti essere guardato in faccia. Tutti si spogliano e io ho detto, ma che si spogliano le altre? Io ho il circo con bambini e mamme e non posso spogliarmi nuda. Ecco, è così una litigata della miseria, però nuda, niente. E lì ho smesso la mia carriera perché in tutti i film le donne erano nude. E tu? Guarda che mi ha pagato molto bene, se vuoi approfittare. No, grazie, signora, grazie. Ma guarda, senza complimenti, sai. Come se avessi accettato, signora Mirka, grazie. Io qualche anno fa sono stata premiata come icona dei gay a Viareggio, vicino a Viareggio, non mi ricordo più come si chiama. C'era 20.000 gay all'aperto perché era d'estate. Quando ho visto tutti quei gay lì ho detto, Madonna, adesso come mi accoglieranno? Perché la sera prima avevano accolto la Sandrelli, o non mi ricordo più chi, con delle con pomodori così. Dico, Madonna, perché i gay sono buoni, ma quando vogliono. Allora dico, ma avanti Moira, sono andata avanti, appena sono entrata che ho visto questa fiumana di gente, mi è venuto un colpo. E guardi, non le dico... Mi hanno fatto un urlo, Moira, Moira! Imprevedibile, sconcertante, via pesca, Moira Orfei!